Al via il 26esimo torneo Costa Gaia a Mazara del Vallo, accanto a me l'assessore Ingargiola e il presidente dell'Interclub Mazara, Manuela Rizzo. Il comune dell'amministrazione ha voluto ancora una volta, dicevo, patrocinare in termini di servizi questa bella manifestazione, più che altro per dar modo ai giovani che si affacciano a questo sport, che serve soprattutto per allontanarli dalle devianze, che possono essere l'alcol, la droga, e iniziare una bella attività sportiva che possa fare emergere nel loro proseguo una carriera di cui potrebbero andare fieri, e chissà che fra di loro non ci possa essere il Del Piero di turno. L'Interclub è organizzatore di questa manifestazione quest'anno. Sì, quest'anno abbiamo avuto questo onore perché comunque è un torneo abbastanza conosciuto, è abbastanza famoso e siamo onorati di contribuire alla realizzazione di questo torneo e ce l'abbiamo messa tutta, ce la metteremo tutta per portarla avanti e ringraziamo comunque l'amministrazione e tutti per averci, diciamo, aiutato e sostenuto in questa realizzazione del torneo. Da giovedì a domenica avrà luogo quindi questo torneo. Quali sono le squadre che parteciperanno? Mazara l'ha fatta da padrone, e ringraziamo di questo il Presidente Moratti di averci onorato nell'avere dei giovani talenti. Vieni qua, ecco, ne presento uno, bellissimo, un giocatore dell'Inter che potrebbe diventare un giocatore di gran fama internazionale. Ma dicevo, abbiamo il New York e l'Inter Club, l'Inter Mazara. L'anno scorso abbiamo avuto la Juventus, la Fiorentina. Dicevo, ancora una volta è bello ricevere questi giovani talenti che possono essere il futuro del nostro calcio nazionale e internazionale. Mister Mandelli, cosa ci si aspetta da questo torneo? Mi aspetto sicuramente, oggi come appena arrivati, la cornice direi che è stata bellissima, una sfilata. Io personalmente mi aspetto comunque di far bene, di arrivare fino in fondo e, come penso tutti, di vincere il torneo, dai. I giovani al centro di questo torneo per portare avanti appunto un istinto, anche una passione che tolga anche i giovani dalle strade per dare ai giovani una possibilità di avere anche un futuro migliore. Assolutamente sì, direi che prima di tutto la passione per il calcio è la base, e per i ragazzi, insomma, fare sport, che adesso stiamo parlando di calcio, ma comunque qualsiasi altra attività sportiva sia il meglio per portare i ragazzi, insomma, fuori dalle strade, questo assolutamente sì. Tra gli organizzatori presenti anche Francesco Foggia, allora, l'iter di questa organizzazione com'è andata? Diciamo tutto bene, io colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione che ci ha permesso ancora una volta quest'anno di ospitare due società importanti come l'Inter e come New York. Naturalmente l'interesse è quello di promuovere il nostro territorio anche attraverso lo sport. Una cosa è certa, queste società possono ammirare la nostra città, sicuramente ne possono parlare bene, possono sicuramente degustare i nostri prodotti tipici, che sono veramente, diciamo, prodotti che oggi come oggi fanno parlare al di là di oltremanica, come ad esempio il nostro pesce. Una cosa è certa, stiamo valorizzando lo sport, cercheremo sicuramente di dare il nostro benvenuto attraverso anche la nostra grande accoglienza, cioè, e che venga il migliore. Gli altri anni abbiamo avuto ospite qui il Torino ed è stato sempre, ha vinto sempre il torneo. Speriamo che quest'anno lo possa vincere anche l'Inter, perché no? Salvatore Bonino, presidente del Costa Gaia, un torneo ormai diventato famoso, importante, da tanti anni che viene messo in atto. Quest'anno cosa vi aspettate? Ma quest'anno, diciamo, abbiamo un po' puntato in alto anche con la presenza degli americani che sono ospiti qui a Mazara del Vallo, attraverso la collaborazione con Ciccio Foggia e con l'amministrazione comunale di Mazara del Vallo. Il torneo, certamente siamo alla ventiseiesima edizione, rappresenta, cioè dire, un fiore all'occhiello per questa provincia, non solo per la città di Alcamo, ma per l'intera Sicilia, anche perché il torneo ha varcato quelli che sono i confini nazionali. È un torneo internazionale che vede anche la presenza dei tunisini, degli americani e degli spagnoli.